sono Jessica Polsky. Ciao, sono Jessica Polsky. Monica Lu... Cioè, io sono Jessica Polsky, non ho mica niente in comune con la Lewinsky, ragazzi. Cioè, tu che dormi, voi non sapete chi sono. Sono Jessica Polsky e sono qui per parlarvi di un'offerta davvero incredibile. Sputnik TV, la nuova frontiera della televisione. Sputnik è il nuovo fantastico pacchetto satellitare con centinaia di canali tematici pensati apposta per voi. Viaggi, sport, natura, informazione. Su Sputnik ognuno può trovare la televisione che gli interessa. Abbonatevi a Sputnik, resterete così. Cioè, a bocca aperta. Le telecamere di Cicogna Channel entrano anche oggi nella clinica vaccinara di Roma, dove Antonella e Flavio stanno per dare il benvenuto al loro primo figlio. Cora? Ma tuo marito dov'è? Sta a posto. Aspetti un attimo, era qui un momento fa, vado a cercare. No, infermiera, non ho più il battito della gravida io. Dov'è? Io non ho più il battito, per favore. È completamente assente. Le preparo 100 cc di adrenalina. Sì, veloce. Vai avanti qui, tutto tranquillo. Senti, ho trovato un affarone di un quattro ruote di Enrico Ferme, devo. C'è una spalla dietro di Enrico Ferme, devo. Io ho messo i cerchi, no, in lega, di Enrico Ferme, devo. Ah, devi vedere la... È vero che ti piace, amore, spoiler che... Mia moglie mi ha fatto mettere pure il peluche di Enrico Ferme. Abbiamo un problema. Abbiamo perso il battito. Oh, io non ho toccato niente, stava al telefono. No, niente, come al solito, sparisce una cosa, sai, viene con me. Niente, lo vai a tre porte, no? Ma sotto, cioè, ho fatto l'assetto, è schiacciato, capito? E pozzanghere dentro vado. Ma signora Nello, ma ha staccato lei la presa della macchina? Che macchina? Che macchina? Ma questa per il monitoraggio. E per forza, c'è la batteria scarica, scusa. Ma lei è impazzito. È grave, sa? È indispensabile quella macchina adesso? Ma sua moglie sta partorendo. Senti, niente, richiamo dopo. E c'è la batteria scarica. Ma non me la fanno attaccarsi, tu rompicoglioni. Dai, ti chiamo dopo. Te dico fermate, te dico. Ciao. Ciao. Contenta? Ci siamo qua noi. Coraggio. Spinga, signore. Ancora? Spinga, ah. Spinga, brava. Spinga, spinga. Non ce la spinga. Faccio. Ce la può fare. Spingi. Ce la può fare. Forte. Piano, prenda fiato adesso e spinga ancora. Spinga. Via fiato, via fiato. Spinga. Vedo la testa, signora. Spinga. Di più. Spinga, bello. Bravo, signora. Brava. La testa, amore, la testa. Spinga, 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 signora. Coraggio. Lei sta per diventare mamma. Spinga. Di più. La nostra mamma. Brava. Spinga. Spinga. Che punto stiamo? Che c'è? Un euro l'ho pagata a sta cazzata, un euro. Poi mi ridai. Oh, mammo? Spingi, mo, spingi! Spinga adesso, di spinga. Più? Spinga, muova le spalle, prenda fiato e spinga. Oh, spinga. Dottor House, spinga. Nasce o non nasce sto ragazzino qua? Coraggio. Spinga, signore. Spinga, sa due ore che spinga, spinga. Sentite, io vado un attimo da là, chiamatemi quando arriva. Ma dove sta? Sua moglie sta partorendo. No, ho capito, me ne vado al pronto soccorso. No, lì succedono un sacco di cose. Come nel film R. Ti ricordi R, mo? R, il film, qua, quello George Clooney. Quello è un dottore figo, mica sto ciospo qua. Vado di là, ci vediamo dopo, mo. Signora, spinga che vedo la testa. Ancora. Cicogna Channel. Lì dove avviene il miracolo della vita. Spinga. Good evening. This is Breaking News with Tom Ravioli. And now an exclusive video from the War on Terror. Che senza? Semena. Che senza? Che senza? Shakira. Che senza? Bene, rende. Come che mi si può parlare? Che sei? Non devi parlare! Non devi parlare! Tu sei sotto là, tu sei sotto qua, sei qua! No! E non posso parlare! Non posso parlare! Non posso parlare! Non posso parlare! Che sei? Alla minigia! Che ne mi sa! Non lo puoi fare! Mentre tu. Non lo puoi fare! A testa! Par! Ritmi di identità! Non potevo resistere! No! Alla minigia!
All'ecmene tu. All'ecmene tu. Vieni qua, andiamo vicino. All'ecmene tu. Sì. Fa un'urtica. Un'urtica? Fa un'urtica. Vale. Ehi, ma non trovi che oggi faccia veramente caldo? Fa veramente caldo? Beh, ma allora scusa, perché non togli questi pantaloni e ti metti un paio di shorts, no? Che cosa? Un paio di shorts, ma io? Certo! Fossi matta! E perché? Perché ho dei peli talmente lunghi sulle gambe che a confronto Lucio Dalla sembra Claudio Bisio! Ma non ti preoccupare, sai, perché sì? Da oggi c'è Depil Strap, la nuova ceretta alla Bete di Bosco. E anche tu potrai dire... Hai i peli superflui. Oh. Mi raccomando, provala. Ok. Ehi, hey, Katia. Ciao, Vale. Allora, hai provato la nuova ceretta Depil Strap alla Bete di Bosco? Ma certo che ho provato la nuova ceretta Depil Strap alla Bete di Bosco. E allora? I peli superflui, via. Hai visto? In compenso mi sono cresciuti due tronchi sul culo. Ma non ti preoccupare, ogni tanto capita. Lo so, ma non sono i tronchi. E che cos'è? È lo scoiattolo che mi dà fastidio. Depil Strap, un nuovo modo di essere donna. Benvenuti sulla televisione Bel Paese Discovery Channel, che parliamo di... Stasera parleremo di sport, perché lo sport fa... In questi ultimi anni c'è stato un sviluppo a livello di percentuale, e non siamo noi gli unici a dirlo, tant'è vero che abbiamo qui la prova che... E diciamo, sport è un discorso aggregativo, che la gente si radunano, fa vedere un zoom che la gente... dal punto di vista dell'incremento, per non dire che non citiamo, ci piace citare la fonte qua, gli sport fino dagli nasce un breve cenno storico. Allora, già gli antichi egizi giocavano, avevano delle bocce a forma di piramidi che tiravano, però logicamente faceva fatica a rotolare e poi dopo, fino a passare negli anni dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri, allora gli sport è un discorso che la gente, anziché c'è questa piaga della droga, qui gente che usano il doping, si bombano per tirare la boccia a una certa età, va bene, alla prostata, e per questo noi siamo a favore. E questo quindi è anche un appello a tutta la gioventù. Fate questo, e non solo questo, su Bel Paese Discovery Channel, che vi ricordo, se te dai una bella domanda da far vedere la partita, che la gente ci piace di vedere. Ma devo andare forte o piano? Giusto che sia una leggenda. Oh, io vengo prima, arriva. Bravo, bravo. Bello, va bene. Vai, poi non guarda. Troppo forte. Visto? E questi erano solo alcuni dei nostri canali. Ne abbiamo talmente tanti che non sappiamo più dove metterli. Abbiamo 68 canali per gli amanti di cinema, 29 canali per gli appassionati di natura e 12 canali per i fan dell'informazione. Insomma, con tutti questi canali potete veramente rifarvi gli occhi. E con i nostri canali di chirurgia estetica estrema potete anche rifarvi il naso, le labbra, i zigomi, le... A
Anche questa settimana alla redazione di Rifatti Channel sono arrivate migliaia e migliaia di richieste di aiuto. E allora? Ormai per essere socialmente accettati bisogna essere esteticamente belli. E se non lo siete di natura, ci pensiamo noi di Rifatti. Questa settimana, tra le tante richieste che ci sono arrivate, accogliamo quella di Antonio. Ciao, io sono Antonio, ho 20 anni, sono di Padova e ho un problema enorme, non so se l'avete capito. Io faccio l'assicuratore, ho a che fare con un sacco di gente, no? Li devo parlare, devo rassicurare, li devo mettere a loro agio. Sei fuori se non ti assicuri, ma cosa c'è della figa? Però insomma vedo che tra me e la gente c'è qualcosa che li respinge. Insomma, l'avrete capito, no? Mi sono rivolto a voi per risolvere un grosso problema. Il sorriso, 32 denti, non mi bastano per abbattere quel muro che c'è tra me e la gente. Quando mi ha detto che aveva deciso di rivolgersi a voi, ho tirato un sospiro di sollievo. Anche perché, diciamoci la verità, era ora che si decidesse a fare qualcosa per quel pisellino. Piccolo come quello di un bambino. Siamo felici per il nostro figlio, tra l'altro Antonio che è sempre stato il nostro preferito. Antonio qual è? Quello. Il nostro staff ha focalizzato la procedura di intervento e si è messo subito al lavoro. Hai fatto bene a venire da noi, siamo un centro specializzato per... Vabbè, abbiamo bel respiro e non senti niente. Ma dai, ma io sono venuto qui solo per i denti. Allora, noi andiamo a fare una piccola incisione qua, poi nel sottocutaneo saliamo con una sonda fino alla zona del pettorale, questo via tutto, asportiamo tutta questa parte. Scusa un attimo. Guardi che io sono qui solo per i denti. Sì? Sì, l'idraulico, ma te l'ho detto, ti intendi di boiler o no? Ma non so da scrivere. Va bene, dai, dimmi. 3, 4, 9, 5, mi sono ma sì, dimmelo bene allora. 2, 4, 6. Come si chiama la ditta? Non solo tubi. Va bene. Sì. Ciao, Ciccia. Ciao. È arrivato il gran giorno per Antonio. Tra pochi minuti entrerà in sala operatoria. Adesso dormirai un paio d'ore e non sentirai più niente, te lo assicuro. Aldo, divaricatore. Ma dai, sono qui per i denti io! Sposi, oggi si avvera il sogno. Noi siamo sposi. L'intervento non è stato di più semplici, anzi devo dire che abbiamo avuto delle complicazioni a livello di sala operatoria, ma la abilità e la preparazione del nostro staff è riuscita a risolvere tutto e alla fine posso dire con un sorriso sulle labbra che l'operazione è perfettamente riuscita. Dopo tante sofferenze, Antonio ha finalmente realizzato il suo sogno. Meglio di qua. Ma dai, numero uno! Ciao, mio nome è Antonio Vellano, ciao, ti vuoi assicurare con me? Numero uno! Finalmente Antonio è pronto a mostrarsi ai suoi cari, che sono impazienti di vederlo. Senti, ma Corley... Antonio? Antonio, da cosa lo riconosco? Che è quello? Io sinceramente spero che l'intervento sia riuscito bene perché non ne potevo più di vedere quella protesi orrenda sul comodino. No, no, lasciami dire, voi non sapete quanto fa schifo quando se la svita. Non era per il piede? Tutto è pronto e l'emozione è davvero palpabile. Dov'è mio figliolo? Cioè... Mamma! Antonio! Cosa c'è? Sono emozionata! No, e che fai cagare più di prima! Chi lo dice adesso a papà? Ah, no.
Ma dai, alla fine ne è valsa la pena. I miei rapporti interpersonali adesso funzionano. Gli altri non sono più diffidenti. Grazie, Rifatti. Adesso che ho vinto la paura, quasi quasi mi metto a posto anche l'altro grosso difetto che ho. Non si è visto? Ma dai! E ora chi ha sventola? Ma dai! Buonasera, benvenuti al Mini Show. Questa sera con noi un uomo che ha l'incredibile capacità di trasformare le persone in oggetti. Buonasera. Allora? Beh? Cosa? Fatto. Fatto cosa? Non ha fatto nulla. Andiamo, papà. Te l'ho detto che non ci credevano. Buonasera. Un messaggio per tutti gli abbonati di Sputnik. Volete informazione sul vostro contratto? Avete il decoder e non sapete come si accende? O peggio, non sapete come si spegne? Chiamate il servizio cliente, aperto 24 ore su 24. Basta chiamare il numero qua in sovraimpressione. Sì, ma non si vede un cazzo. Più grande? Pronto? Ciao amore. Oh Mario. Bagnottino, una cosetta veloce. Sì. Stasera c'ho l'aperitivo da Falappi. Sai no, mio dirigente. Bisogna vestirsi bene. Metto il gettato fumé. C'ho bisogno che mi stiri la camicia nuova. Sì, va bene. Ma non dovevo... Brava, andare. Allora siamo perfetti, eh. Sì. Ah, un'altra cosa. Chiamasti qua del satellite. Vedi di disdire sto cavolo di abbonamento che tanto io sono sempre fuori. Mario, ma io invece... Ciao Pagnotta. Poi mi raccomando, camicia nuova stirata perfetta. Sì, va bene. Siete collegati con il servizio clienti di Sputnik. I nostri operatori sono momentaneamente occupati. Vi preghiamo di non riattaccare per non perdere la priorità acquisita. Benvenuti nel servizio clienti di Sputnik. Per problemi di natura tecnica e di ricezione, prema il tasto 1 seguito da cancelletto. Per abbonamenti e contratti, prema il tasto 2 seguito da cancelletto. No, continui a tenere premuto il tasto 2, per favore. Mentre tiene premuto il tasto 2, prema anche il tasto cancelletto. No, non con la stessa mano, troppo facile. Ma io ho il ferro sul... Non me ne può fregar di meno. Se non tiene premuto il tasto 2 e il cancelletto, perderà la priorità acquisita. Sarebbe un vero peccato, non crede? Tutta quella fatica e poi, puff, la priorità acquisita se ne va a puttane. Attenzione! Tenere premuto il tasto per non perdere la priorità acquisita. Peccato per la camicia di suo marito. Ora può buttarla nel cesso, ma d'altronde non si poteva guardare neanche prima. E che dire di quello straccetto rosso che ha addosso? Vogliamo buttare nel cesso anche quello? Attenzione, tenere premuto il tasto per non perdere la priorità acquisita. Siete collegati con il servizio clienti di Sputnik. I nostri operatori sono momentaneamente occupati. Vi preghiamo di non riattaccare per non perdere la priorità acquisita. Live from Milan su MTV TRL, il terrazzo della pop star. Ma noi di Sputnik abbiamo PRL dalla parte dei fans. Oh, ma il tipo di ieri sera è stato insieme? No, guarda, lascia stare, va, Vale, solo tu mi puoi aiutare. Cioè, voglio lasciarlo, ma non so come fare. Mandagli un messaggio, scusa. Brava, ma se non so il numero, come glielo mando? Vabbè, oh, guarda la rubrica, no? Perché secondo te so come si chiama, ma ce la fai, Vale, dai. Ascolta il mio consiglio. Tu non fare niente, fai finta di niente, non gli dici niente, senza che non vi vedete più non si capisce più niente. Vai tranquilla, Brava, ma guarda che brava che stai,
io come lo so se l'ho lasciato o no, se neanche mi ricordo la faccia. Vale, ma ce la fai io? Oh, chiediamo alla Beba, lei si è sempre fatti di tutto. Ah, non ti preoccupare, stai tranquilla che la ristroviamo. Oh, c'è Duncan! Oh, Duncan! Oh, Duncan! Duncan, siamo qui! Duncan! Oh, ma cosa fai? Mi metto il lucido, non voglio che Duncan mi veda senza, scherzi. Ma perché secondo te Duncan al quinto piano ti vede che non hai il lucido? Cos'è, non ne ho messo abbastanza? Mi metto il gloss allora, scusa. Dai, niente, niente. Ci sente, non ci sente. Ma io che cosa sono qui a fare? Guarda qua, sfrutto la tecnologia. Prova a urlare qui adesso. Ma non così, urlare Duncan. Ma scusa. Oh, ma Ginette, ma cosa vi urlate? Zarrette. Piuttosto, ci avete mica un euro che stiamo facendo la colla per il biglietto? No! Ma stai Mario! Capsula, devi troppo venire, stai venendo? Guardami. Guarda qua, c'era tipo che ti sei fatto ieri sera. Ma che, il furbi? Un altro. Che andiamo, ce ne va. Ma dove te ne vai? Ma vieni qua, non ti va da nessuna parte. Lei prima ti deve lasciare, bello. Sì, infatti. Tu non hai capito in faccia, sto furbi. Allora, c'hai ragione. Allora, prima di lasciarci, fammi fare a me medesimo un regalo. Allora, ricordati di me nella notte prima degli esami, quando tre metri sopra il cielo come te, chi ha nessuno mai. Ma vieni che te lo spiego. Allora, andiamoci. Cioè, ma cioè, non lo sai, ma questi? Ma sai che adesso che lo sa anche lui che ci siamo lasciati mi sento più leggera? Katia, ci credo che sei più leggera, ti ha scavalato la Boris. Oh, ma come la sveglia? Nel 1886 il generale Robert Wood Johnson fonda la Johnson & Johnson, una delle più grandi case farmaceutiche del mondo. George W. Bush usa abitualmente i loro prodotti. Osama Bin Laden usa i cerotti della stessa casa. È davvero da cretini pensare che ci sia un legame? Mi sembra evidente. E a voi? Ciao, sono Michael Moore. Sono in Italia e a Milano. E probabilmente voi non sapete che l'Italia è uno dei paesi più pieni di farmacie al mondo. Probabilmente non sapete che i farmacisti in Italia vendono tonnellate di cerotti a tutti, senza chiedere, inclusi i terroristi. Ma in questo modo i terroristi allora staranno bene per sempre. Non sentite un odore di guerra globale senza fine? Lasciatemi entrare, venite con me. Dov'è la macelleria, giusto per sapere? Ah, ok, bene, venite con me. Buongiorno, sono Michael Moore. Perché voi continuate a vendere cerotti a tutti? Cerotti? No, guarda che io non vendo cerotti, io non ho la licenza per vendere. Non ha nemmeno la licenza per vendere i cerotti, ma voi li vendete? Io non li vendo i cerotti, io sono un barbiere, non un farmacista, barbiere. What is the pharmacy? Dov'è la farmacia? Di qua la farmacia, di qua. Oh, qua. Ah. It's a barbershop. Questo è un barbiere. Why did you tell me? Perché non me l'hai detto? Te l'ho detto. Thank you. Grazie. Bye. Arrivederci. Ok. Okay. Taglia. Taglia. Ah, just a second. Un momentino. Cream. Mi vado just a far dare una spuntatina. Prenditi un caffè. Taglia. Bentornati su Sputnik. Qualche secondo per spiegarvi come funziona il telecomando del nostro decoder. Eccolo qua, bello no? È anche facile da usare. Premendo il tasto ON, il decoder si accende. Premendo il tasto INFO, potete visualizzare tutti i consigli utili sulla programmazione di Sputnik. Sì, ma non sono sempre consigli intelligenti. Se invece premete il tasto rosso, potete vedere tutto quello che vorreste veramente vedere. Come vi permettete? Ok, ma volete ancora cambiare canale?
Ci sono uomini che sanno quello che fanno e sanno quello che dicono. Giornalisti preparati e coscienziosi che si informano, indagano, approfondiscono. Non siamo noi. Ma devo leggerla io questa cosa? Sì. Noi non abbiamo la minima idea di ciò che stiamo dicendo. Il presidente del Consiglio Prodi non si è incontrato... Ah no, scusate, si è incontrato con il premio... Il premio, scusate, Blair. Noi siamo quelli di Notizie Lette Malissimo Channel, il primo canale satellitare All News, semi-analfabeta. Ancora scontri nella striscia di Gaza, truppe israeliane e milizie. Notizie Lette Malissimo Channel. Tutti i martedì mattina e mercoledì pomeriggio dopo le 6, perché negli altri giorni lavorano nell'edilizia Pisacane Wilson. Se potrei stare più tempo. E Irene Batrace. Un lavoro impregnato sulla qualità. Mettono a tua disposizione la loro terza elementare nel notiziario che ha cambiato per sempre le regole delle breaking news. Breaking news. Breaking news. Che roba è? Non so, francese? Notizie Lette Malissimo Channel. Le news come te le direbbe il primo che passa. Perché il primo che passa è in anticipo su tutti. Sì, sono d'accordo con voi, studio. In che senso? Se anche tu come noi hai detto basta a quelli che leggono tutti impostati e gnignignignignè, ti aspettiamo da noi per farti ascoltare cose come... Calcio, Juventus in Serie B. George Busk. Busk? Chi è? Notizie Lette Malissimo Channel, perché il futuro dell'informazione è... Informazione RO. Buonasera e benvenuti al Mini Show. Questa sera un ospite molto particolare, un uomo che in tutta la sua vita non ha mai smesso di parlare. Non ho mai smesso di parlare in tutta la mia vita. Buonasera. Lei non si è mai interrotto, mai nella vita. Mai nella vita mi sono mai interrotto da uno che fin da quando era piccolo. Quando sono bambino, già molto prima. Squarsile, fare le grondaie? Eh?
Buonasera. Voglio parlarvi di una nuova promozione. Sputnik amici degli amici! Se sei abbonato e riesci a convincere un tuo amico ad abbonarsi anche lui, allora noi sapremo esserti riconoscenti. Non così. Su, qua. Here I am. Thanks. Vediamo. Potrai avere 5 mesi di abbonamento gratis. E se non ti basta, ogni settimana un nostro incaricato verrà sotto casa tua a lavarti la macchina. E se non ti basta, verrà a casa tua anche una nostra incaricata per lavarti il... Cioè, ma che schifo. Ma veramente, ma chi farebbe una cosa del genere? Oh, che schifo, chi sarebbe? È Jessica Pols. Chi? In diretta dallo studio 2 di Colonia Monzese, Mike Guten Morgen! Heil, heil, heil! Benvenuti a una nuova eccitante puntata del Nazi Quiz Show, il gioco televisivo che si distingue da tutti gli altri quiz perché, è di razza pura! Grazie, grazie! Benissimo, ma entriamo subito nel vivo del gioco e andiamo a conoscere i concorrenti di questa serata. Giocano con noi il signor Tullio Ariano e il signor Marcello Cuntachinte. Allora, siete pronti per giocare con noi? Le domande non sono facili, bisogna saper rispondere velocemente e non vale esprimersi a gesti. Benissimo, prima di cominciare volete fare un saluto a casa? Sì, vorrei salutare mia figlia Virginia. Ciao zuccherino del paparino! Sì, ecco, io volevo salutare... Bene, ed ora è tempo di giocare, che entri il domandone! Inga, la nostra balletta di razza purissima. Allora, Inga, che cosa stai facendo di bello? Ho appena fatto un calendario sexy, ma sono foto d'autore. Ah, nuda in bianco e nero, eh? Ehi, non sono quel tipo di ragazza. Nuda sì, ma solo in bianco. Il nero è così volgare. Grazie, Inga. Ed ora è il momento del domandone. Cosa ha inventato Thomas Edison nel 1879? Il telefono cellulare, il personal computer, la lampadina. Via il tempo! Signor Ariano, la vedo un po' in difficoltà. Ma sì, forse lei ha avuto una illuminazione? Sì, si sarà accesa una lampadina. Ma sì, una grande, luminosa lampadina. Ah sì, la so, la lampadina. Risposta esatta, grande signor Ariano. Ma signor Cuntachinte, la risposta era abbastanza elementare, eh? Ma io la sapevo, premevo, ha visto che premevo, però non funziona il pulsante. Ma certo, oggi non funziona il pulsante, domani non funziona il sistema. E via a rapinare le banche, a picchiare le vecchie, eh? Tanto chi se ne frega, giusto? E via poi con la droga, la prostituzione, lo stupro, si vergogna. Vergogni, signor Cuntachinte, lei non sa perdere. La risposta giusta era lampadina, un oggetto di uso comune e semplicissimo. Ma forse non in Africa. No, 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 io chiedo e pretendo l'intervento del notaio. E va bene, allora che entri il notaio. Posto così, posto così. Sì, sì, sì. Bene, allora il vincitore di questa puntata è il signor Ariano. Mi dispiace, signor Cuntachinte, non la prenda male, ma lei ha perso e adesso è il momento della penitenza!
sbarasgnao. Never saw it when it sits. Okay? Sit. Are you ready? Are you ready? 3, 2, 1. Yay! Okay! Yay! Domani sera alle 22.55. Hey, oh, let's go. Abbonarsi a Sputnik è facilissimo. Basta chiamare il numero in sovrimpressione. Questo. Entro 24 ore dall'abbonamento, i nostri tecnici arriveranno a casa tua a metterlo dove vuoi te. Smettila che sto lavorando. Ci penso io. Ah, eccovi, vi stavo aspettando, prego. Ad andare, vedo ansioso, che è ansioso per vedere il suo vero decoder nuovo, eh? No, veramente, ieri durante i lavori mi avete rotto due vasi antiche e macchiato il tappeto. Mia moglie si è un po' alterata. Queste mogli si alterano per niente. Lo sai che fa lei oggi invece di star lì a fare niente? C'è da una mano a mettere via tutte le cose delicate, i bicchieri, i cristalli, i soprammobili. Perché? Perché? E quella cos'è? Questo muro è importante. Credo di sì. Non ci siamo. Ma quanto ci vuole ancora? E quanto ci vuole? Stiamo aspettando i permessi dal comune per iniziare i lavori. È giusto, collega? Cioè, ma i permessi del comune per un decoro? Non scherziamo, installatelo così, senza... Caro, perché noi di Sputnik facciamo le cose in regola. Lo sa come si chiama quello che dice lei? Abusivismo edilizio, si va nel penale. Per carità, non intendo dire quello, è che mi sembra strano. Chi ti sembra strano? Non lei, la situazione mi sembra strana. A meno che... Ma state scherzando o cosa? No. Te mi state chiedendo la mazzetta? No, quella ce l'ha già il collega mio. Guardo se ho dei contanti, dovrei averli. Ecco, bravo, perché noi di Sputnik arriviamo in fretta. E ce ne andiamo con calma. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies to play around. And welcome to English Channel. I am your English teacher and my name is Deborah Manson, but if you want, as all my friends, you can call me Deborah, Debbie, Debo, Beba, Dudu, or you can call me at phone. My numbers are 1960-1933. Okay, which is the student tonight? I don't know, the student is... Seven! Gianluca Fibelli.
a game. Oh, what a beautiful surprise. Good morning, me beautiful teachers. Good pattern. Good morning, this beautiful teachers. Good morning, this fat. Good morning, this. Good evening, my stupid student. Good evening, my stupid student. Yes, you are a student. Yeah, what's a student? Stupid? What student? What stupid? Oh, well, sit down. Sit down. Sit down. The same thing of the other one. Sit down. Sit down. Sit down. Sit. Look at my mouth. Now, look at my mouth. Look at my mouth. Look. Now we'll begin with a few simple phrases. C'ha del verde tra I denti. Oh my God. Oh my God. Lesson of today is I am going to school. Repeat. This is when this is kind of I'm going to school is not typical. I'm going to school. To school. Look, I'm going to school. Okay, repeat. I'm going to school. I know. It's the kids. Okay, forget the school. Let's try with another one. Sit down. Sit down. Stupid white man. Sit down. Sit down. Sputnik è la TV per tutte le famiglie. Avete figli piccoli e non sai con chi lasciarli durante il giorno? Beh, da oggi non è più necessario trovare una tata. E poi non sai mai chi ti metti in casa. Con Sputnik avete una televisione che ti fa da babysitter 24 ore su 24. Ma state tranquilli perché dopo 8 ore di televisione i bambini o svengono o si addormentano. Quindi così non dovete neanche preparargli da mangiare. Sputnik, la televisione pensata apposta per la famiglia, da gente che la famiglia non sa cosa sia. Dottor
Dottor Novanta, in collegamento. Siamo in collegamento con Bruxelles. L'ospite di questa sera è Achille Novanta, incaricato dell'Unione Europea nella Commissione Multiculturalismo. Buonasera, Novanta. Dottor Novanta, buonasera. Dottor Novanta, l'abbiamo invitata al nostro dibattito come esperto di un argomento caldo che interpella tutto l'Occidente. Certo. È una cosa che ho molto ben presente. Il problema delle quote latte. Ciascun paese ha diritto ad una produzione... No, dottor Novanta, mi scuso, non è questo. L'argomento del nostro approfondimento è l'integralismo islamico. Ha detto quote latte? No, ho detto integralismo islamico. Ah, e difatti ogni paese non può produrre quello che vuole, ma un certo quantitativo, un tot, una quota di latte. 90, non ci interessano le quote latte. Del limone? No, grazie. Vogliamo parlare di integralismo islamico. Se volete parlare di integralismo islamico, parlate di integralismo islamico. Verrà un signor professorone che saprà parlare di tutto questo argomentone, no? Io vi saluto e fate una bella chiacchieratona con questo professorone. Dottor Novanta? Il nostro esperto è lei. Si sieda, per cortesia. Sì, che lei. Fortuna. Volete parlare? Io ero qui. A volte... Ecco. Allora... Il latte non lo produce... Dottor Novanta, perché di fronte alla minaccia del proselitismo integralista islamico oggi in allarmante crescita l'Europa sembra incapace di reagire con la dovuta decisione? Dottor Novanta? Ah, dici me? Che dico a lei. Intende risponderci o no? Certo, se fate una domanda io rispondo. Bene. Sono educato, sa? E le risponderò in questa maniera. Vede, il problema è... Sto parlando! Il problema è... C'è la televisione! Il presidente! Dottor Novanta, mi scusi, cosa c'è? Il presidente. Come il presidente? Arrivo, stavo parlando! Vabbè, però insomma... Ma che c'è la televisione? Si può interrompere così una cosa? Dottor Novanta? Ma dove è andato? Dottor Novanta? Mi scusi, io stavo aspettando il rientro del dottor Novanta. Ah, dottor Novanta è impegnato. Di là con gli altri capoccioni che parla, cappuccino, latte... Ma dottor Novanta, per favore... Ma perché si è conciato così? Scoperta anche stavolta, quella dell'FBI. Ma perché si è conciato così? Ero piccolino, sono tornato a scuola e c'era il mio maestro di ginnastica lì vestito da cheerleader, pim pom pam, che ballava. Senta, per favore, non è questa la sede, risponda alla domanda. Esiste un problema di proselitismo integralista? No. Ma come no? Pubblicità. Senta, la pubblicità la chiamiamo noi, lei risponda. Sì. Il latte è ricco di calcio e c'è anche il potassio. Senta, dottor Novanta, per favore, si assuma delle responsabilità. Prenda una posizione. Pubblicità. Nel giugno del 1898 l'ingegnere Jim Shell fonda la Shell Corporation, una delle più grandi compagnie petrolifere del mondo. George W. Bush da solo consuma 50 litri di carburante al minuto. Cosa c'entra Osama Bin Laden con la guerra in Iraq? C'entra sempre. Michael Moore è qui per farvi vedere il lato oscuro della Luna. Come sapete, il modo più veloce per valutare l'affidabilità di un politico è domandarsi: comprerei un'auto usata da quest'uomo? E questo è vero per tutti, non solo per i politici. Sono alla periferia di Milano, in uno spazio molto aperto, grande, e qui ci sono tonnellate di macchine usate. Ma guardate come le tengono, così! Che vergogna! Com'è possibile vendere macchine usate tenute così? Com'è possibile ottenere una licenza per vendere macchine usate tenute così? In Italia è possibile.
Basta conoscere qualcuno, basta pagare qualcuno. Cerchiamo di capirne di più. Venite con me. Ehi! Ehi, lei! Salve, sono Michael Moore. Come può essere possibile ottenere una licenza per vendere le auto usate tenute così? Chi ha pagato? Io sono lo sfascia carrozze. Questi rottami sono miei e li tengo come mi pare. Oh. Arrivederci. Goodbye. Addio. He's a junkyard guy. È uno sfascia carrozze. Normal, Mike. So this is his junkyard? Ah, questo è uno sfascia carrozze, quindi è normale. No scoop? No scoop? It's normal. So now what we do? What we gonna do? E cosa vuoi fare? Cut. Taglia. Oh. Volete abbonarvi a Sputnik? Fatelo subito! Per chi si abbona entro questa settimana c'è un'offerta davvero eccezionale. Sputnik Premium! Con Sputnik Premium i primi tre mesi di abbonamento sono assolutamente gratis e puoi vedere tutti i nostri programmi in chiaro. Volete provare? Ecco! Ma si possono vedere ancora più in chiaro. Sputnik Premium, più che un pacchetto, un pacco! Buongiorno e benvenuti a Indovina la parola misteriosa! Dai, telefona, forza e coraggio! Ma vediamo la parola di oggi! Prendiamo subito la prima telefonata! Pronto, che abbiamo in linea? Posso aiutarla? Pronto? Sì! Pronto, credo che la parola sia tavolo, ma non sono sicuro. Beh, allora se non sei sicuro non importa, mi dispiace, sarà per la prossima volta. Mi raccomando, seguici sempre, grazie! La prossima telefonata in linea, pronto? Posso aiutarla? Pronto? Sì! Credo di aver indovinato, posso avere un aiutino? Ecco, chiediamo per l'aiutino subito alla regia. Regia, possiamo avere un aiutino? Certo, mi dicono che non è un presentatore. Dai, ma allora se non è un presentatore dico tavolo. Come? Tavolo. Un attimo, sentiamo la voce. Mi dispiace, era tavolo, ma in inglese. Mi dispiace.
dispiace, sarà per la prossima volta. Ritenta, sarai più fortunato. Grazie, seguici sempre. Eventualmente per la 46 devo chiedere in magazzino, un attimo. Rodel, mi controlli se c'è una 46 color panna in magazzino? Grazie. Sommo Savio, grande maestro del sapere, abbiamo fatto 600 chilometri di sabbie mobili per raggiungere questa landa desolata. Desolata è un cazzo, prova a passare il venerdì sera, non si trova un parcheggio. Maestro, siamo arrivati sin qui, mossi dal desiderio di conoscenza e di illuminazione. Spinti dalla voglia di sapere, arsi dalla brama di capire. Dilaniati dall'eterno dubbio, assetati di sagge parole che possano dare una risposta ad una domanda. Sì, e quindi? Maestro, veniamo al mondo e piangiamo. Cresciamo e fatichiamo. Sì, facciamo incontri e soffriamo. E poi da cazzo di domanda? Sì, maestro, il dubbio che ci assilla è: esiste una vita dopo la morte? Oh, ora vedremo. Oh. Evidentemente no. Ma vai a cagare. Si è fatto tardi. E quando si fa tardi, è arrivato il momento di presentarvi l'offerta hard di Sputnik. Benvenuti su Perversion Channel, il canale porcello di Sputnik. Siete pronti a seguirmi nel regno del piacere? Spero che abbiate i nervi saldi e non solo i nervi. Ogni notte il Perversion Channel vi offre un'ampia scelta dei migliori film hard in circolazione. Guardate un po'. Adesso ti strappo quelle reggiseno via morsi. Poi ti tiro via le calze e te le straccio. Poi ti prendo per i capelli e ti sbatto sul letto. Poi ti salto addosso come un giaguaro. Ti sbrano il collo. Sì. Ma cosa fai, Tocchi? Scusa. Veramente estremo. Ma ci sono altri generi di perversioni. Dai, amore, che adesso ci facciamo un bel filmino. Fai un bel sorriso alla telecamera. Guarda che sorriso che c'hai. Dai, facciamo un bel filmino dove si vede che ci uliamo in culo. Facciamo vedere al Mariano e alla Marielle. Facciamo un bel video. Ma amore, la piega. Ma anche sei in ordine, perché sei una tioca della Madonna. Dai, appoggio qua. Andiamo, bisogna messa la posta. Vabbè, papà, che vuoi che arrivo? Arriva il tornado nero! Dai! Amore, no, sei sicuro che si vede? Aspetta, vado a controllare. Controlla! Che dubbi a metà, dai. Sì, mi vedo, ci sono, dai, che ci vedo anche qua. Ah, sì! Allora, cosa aspettate? Abbonatevi a Sputnik, perché i canali che abbiamo noi, gli altri non ce li hanno. Chiedetevi perché! No, non chiedetevi perché, proprio. Vedete, guardate, apprezzate, non chiedetevi niente. Vado di là, ci vediamo dopo, mo. In compenso mi sono cresciuti due tronchi sul culo. Gli sport fino dagli de nasce non senti niente. Ma dai, ma io sono venuto qui solo per i denti. Andiamo, papà.
Te l'ho detto che non ci credevano. Uff, la priorità acquisita se ne va a puttane. Allora, ricordati di me nella notte prima degli esami, quando ho 3 metri sopra il cielo come te. Io sono un barbiere, non un farmacista, barbiere. Emily Zie. Sì, una grande, luminosa lampadina. Ah sì, la so, la lampadina. Che mi state chiedendo la mazzetta? No, quella ci ha già il collegamento. I'm going to school. Lei il latte è ricco di calcio e c'è anche il potassio. Mi dispiace, era a tavolo, ma in inglese! E poi da cazzo di domanda! Ma cosa fai, Tocchi? Cura. Sputnik, più che un pacchetto, un pacco!